Come avevamo preannunciato in apertura, adesso giunge il momento di recuperare la seconda parte dell'intervista alle Clarisse di San Giovanni Rotondo ad opera della nostra inviata speciale, Suor Maria Vittoria. Buongiorno a tutti, pace e bene. Oggi nuovamente ci troviamo qui nel Monastero delle Clarisse Cappuccine, a San Giovanni Rotondo, per riprendere la nostra intervista della settimana scorsa. Ecco, con noi Madre Lavinia. E vogliamo continuare un po' a fare le nostre domande circa la vostra vita qua. Madre, ecco qua la mia domanda anche così. Vorrei chiederti qual è la missione delle Clarisse o proprio delle monache in genere nel mondo di oggi? Se mi puoi spiegare questa missione vostra, no? Perché diciamo che vediamo le sorelle che sono chiuse dietro le grate e spesse volte ci viene pensiero che questa vita è sprecata, inutile, no? Come abbiamo detto anche l'altra volta, mentre tu ci dicevi che non è così e quindi vogliamo sapere un po' in profondità questa spiegazione. Prego. Volentieri. Allora, io premetto che quando ero fuori mi davo da fare tanto in diocesi, andavo a servire il pranzo ai barboni di Milano, poi andavo a fare catechesi, non avevo pace, dovevo darmi. Però è arrivato il momento in cui capivo che non potevo, il mio cuore ancora desiderava adunarsi alla Chiesa. E allora appunto ho capito che il Signore mi chiamava alla clausura e devo dire che in clausura io mi sento veramente libera, ho conosciuto la vera libertà. Perché? Perché ho capito nel profondo che la mia vita di contemplativa e orante raggiunge il mondo intero. Cioè, noi qui, una che entra in clausura, se pensa che scappa dal mondo perché ha paura, non ci sta in clausura. Una che entra in clausura deve capire che la sua missione è la preghiera, che è per raggiungere il mondo intero. Cioè, non, è una preghiera di intercessione. Santa Veronica, che è una nostra Clarissa Cappuccina, una mistica del 700, del 600-700, diceva che la sua missione era di mettersi in mezzo tra il cielo e la terra, tra il cielo e gli uomini, proprio per portare agli uomini, per portare a Dio tutti i nostri fratelli. E questo nel concreto perché leggiamo, sentiamo, viviamo quello che succede nel mondo. La guerra in Ucraina per noi è una sofferenza e ogni giorno ci troviamo davanti al tabernacolo a chiedere al Signore questa benedetta pace. La terra di Gesù, la Palestina, è nel nostro cuore, come tutte le varie nazioni dei popoli africani. Quindi noi siamo venuti, siamo entrati per essere per tutti fratelli, per raggiungere con la nostra preghiera, con il nostro silenzio, con la nostra vita di nascondimento, raggiungere il mondo intero. Certo, fuori non siamo abituati a sentire quello che ci dicevi, che dicevi adesso, cioè la vostra vita è sprecata con tutto il bene che dicevo che c'è fuori da fare, ma bisogna vivere, è una chiamata. Sì, È una forse. chiamata, che una magari lotta anche col Signore. Io non ho detto subito di sì alla clausura e no, ho sofferto, però ho capito che poi Lui non mi lasciava, il Signore non mi lasciava finché io ho detto di sì. Quindi. E veramente quella sera, me lo ricordo ancora, ero in cappella e quando ho detto di sì al Signore ho pianto, ma pianto di liberazione, pianto di pace. Perché lui mi aspettava, insomma, è una chiamata, ecco. Posso sapere quanti anni avevi quando Ero sei grande, io entrata? ero grande, sono entrata grande, perché appunto io pensavo di fare tanto nel mondo, ma ho capito che invece il cuore non era, non, anche una vita di famiglia pensavo così, no? Ma mi sentivo soffocare, insomma.
Che bello, perché vedi, il bene, come dici, questo è una bella cosa. Bene non viene fatto solamente con le mani, con le braccia, Ma con certo. il bene così che si vede all'istante, ma un bene spirituale Sì. nel silenzio. Quindi la vostra missione è agire nel silenzio. Sì, nasconde. Soprattutto, ecco, la base di ogni cosa è l'amore. L'amore, come quando due si innamorano e si amano, si cercano, è così la nostra vita. Cioè, più vai avanti, più ti accorgi che sei amata, che sei amata da qualcuno su. E Sì, come dicevo, allora devo amare, devo amare. sì, come dicevo anche alla puntata scorsa, che siete un cuore che batte. Sì. È vero perché tanta gente viene qua e trova un cuore e Sì. si sfoga con i propri problemi, con le Sì, proprie sì, difficoltà e sì, sì, lascia qui tante lacrime sì, e è rimangono vero. qua davanti al Sì, tabernacolo. però c'è questo che chi viene deve sentirsi amata. E allora è qui un po' il segreto della rinuncia a me stessa, di uscire da me stessa, dal mio io, per accogliere l'altra. E l'altra si accorge se tu la ami, se tu l'ascolti, si accorge immediatamente. E allora più si va avanti nella vita di clausura anche, il mio io diventa sempre più piccolo per accogliere l'altro e si diventa anche più semplici. La gente fuori è complicata, tante cose complicate. La nostra vita è una chiamata anche alla semplicità, perché Gesù è semplice. Siamo noi che diventiamo tutte, siamo complicate. Chi bussa a queste porte qua del monastero viene ascoltato. Quello che dicevi l'altra volta, che le persone sempre sono attaccate al cellulare e sono sempre tristi perché non trovano chi ascolta. Non Esatto, anche è vero ascoltano, questo, anche è vero. Purtroppo anche i sacerdoti hanno tanto da fare e tante volte noi mandiamo dei sacerdoti, ma i sacerdoti purtroppo hanno tanto da fare. Invece la gente ha bisogno di questo calma, silenzio, essere accolta. L'amore, ecco, Eh l'amore. sì, poi venendo qua vengono anche poi presentati davanti a Dio le Ah, loro sì. certo. Madre, sì, bellissimo quello che hai detto, ti ringrazio perché siete una grande forza per noi, per il mondo e sappiamo che anche grazie a voi noi riusciamo fare la nostra missione È fuori. così, è Questa è così. una catena. Questo è molto bello che stai dicendo, perché noi siamo il cuore, veramente, e voi siete le mani e Sì, le siamo in labbra. Questo collaborazione. Sì. è molto bello. C'è questa comunione anche a volte, anche le coppie, ad esempio, che vengono così, quante coppie sono in difficoltà? Perché non si capiscono, perché manca l'umiltà anche fra di loro. L'umiltà è molto importante, così anche come per noi. Cioè, quando il carattere rimane, il carattere che avevo prima rimane un po' più meno focoso, però insomma. Cioè, però ecco, l'umiltà di chiedere scusa. E questo quante coppie possono essere, andare avanti nella comunione se sono. Non cercano se stessi, ma cercano veramente il bene dell'altro, l'umiltà. Per Grazie madre, bello questo anche messaggio pure per me questo, per tutti noi. tutti, per tutti, giorno Allora, per giorno. sì, madre, dicevi l'altra volta che adesso in questo monastero, da poco, proprio dall'inizio di questo anno, sono venute le nuove sorelle, che stanno qui con noi, madre Gabriella che prenderà poi qua. Sei la responsabile, sì. Timone di questo monastero, ecco, vorremmo anche conoscere meglio questa bella sorella e sentire qualche parola sua anche, se si può. Allora adesso te la passo, Grazie, sì. sono Grazie molto madre, contenta. veramente grazie. Ecco qui con noi madre Gabriella che tra poco, come abbiamo detto, con Sor Lavinia prenderà timone di questa comunità. Madre, benvenuta, non so come devo dire a te, benvenuta, ecco, tra noi. Siamo felici, che siete qui con noi. Vorrei chiederti come ti senti qua a San Giovanni Rotondo? Pace bene, Sor Victoria. Così, sono Sor Gabriella, una delle 8 sorelle che sono arrivate qui a San Giovanni Rotondo
il 16 gennaio, veniamo del Messico e stiamo imparando l'italiano. Ci sentiamo ancora un po' di paura perché tutto è nuovo per noi. Ma siamo molto felici di aver risposto a questa seconda chiamata che Dio ci ha fatto di venire in questa terra del nostro caro fratello Padre Pio. È una delle sue belle parole che porto sempre con me, soprattutto in questo momento, è la di pregate, aspettate e non preoccupatevi. Ed è quello che facciamo in questo bellissimo monastero, pregare per tutti voi, sperare nella vita eterna e non preoccuparvi. Speriamo in Dio che in seguito saremo in grado di parlare e capire meglio la lingua in modo da poter condividere un po' di più della nostra vita. Per ora questo è tutto da parte mia. Grazie, Dio vi benedica. Grazie madre, bellissimo. Sicuramente noi siamo sicuri che imparerai subito la lingua. Non ti preoccupare che anche noi abbiamo sofferto, anche io sono polacca, abbiamo sofferto a questa causa e siamo riusciti. Quindi sicuramente presto qui arriveranno tante persone a chiedere consigli, ma essere ascoltati e quindi comincerete appieno la vostra missione. Ok, grazie madre, vi sosteniamo anche noi con la nostra preghiera. Grazie, sì. Grazie, grazie a tutti, ecco, questo bel incontro oggi con le sorelle Clarisse che ci edifica e ci costruisce, ecco. Chi vorrebbe anche venire a San Giovanni Rotondo in pellegrinaggio può sempre recarsi nel monastero che si trova un po' in montagna, può sempre recarsi a trovare le Clarisse, ma anche fermarsi semplicemente nella preghiera, che c'è una bella chiesa, qui c'è sempre silenzio, è veramente un clima bellissimo. Quindi invito tutti, quando venite a San Giovanni Rotondo a trovare Padre Pio, venite anche qua, perché questo monastero è anche voluto da lui. Ecco, e quindi vi auguro buona giornata e ringrazio a tutti per l'ascolto. Pace e bene. Grazie Suor Maria Vittoria, all'appuntamento con la scoperta degli ordini delle suore che vivono nel mondo di Padre Pio e a sabato prossimo per andare a conoscere un nuovo ordine di religiose. Noi, prima di fermarci qualche istante con la pubblicità, abbiamo ancora un vostro scatto che, come suggerivamo, è dedicato al mondo dei fiori. Io ringrazio per questo Guido e Lucetta, devotissimi di Padre Pio, come ci scrivono, per averci inviato questi che sono i fiori di San Giuseppe, perché fioriscono proprio a ridosso della festa del papà. Un saluto quindi a Guido e Lucetta da Fossano, che ci inviano questo bellissimo scatto. Ecco, vorrei invitare proprio chi abitualmente non ci invia foto a fare questo sforzo oggi. Siamo fine settimana, sabato, quindi possiamo, mi auguro, possiamo dedicarci un po' del tempo anche con queste amenità. Scriveteci al 331 737 8033, non dimenticate di scrivere in calce al messaggio il vostro nome, da dove ci state scrivendo. Ecco, il numero lo leggete qui, perché, come vi chiedevo, mi piacerebbe che a inviarci le prossime foto fossero proprio quelli che non l'hanno mai fatto. Provate a fare questa nuova esperienza. Noi ci ritroviamo tra pochissimo con il primo videocollegamento di oggi per parlare della 20ª edizione, per iniziare a parlare di questa 20ª edizione di Fa la cosa giusta, il Festival della Sostenibilità.